La conquista del potere da parte di Ottaviano a partire dal 31 a.C. aprì una nuova fase della storia di Roma, la fase dell'impero, che sarebbe durata fino al 476 d.C. in Occidente, molto più a lungo nei territori orientali. Ottaviano è l'artefice di un passaggio chiave nella storia di Roma. Dal sistema di governo della res publica, basato sul potere di organismi collettivi, il Senato e i comizi, e di magistrature collegiali, condivise cioè tra più individui, si passò al sistema del principato, una forma di governo fondata sul potere del princeps, di una sola personalità eminente. Questo è ciò che accadde a partire dal 31 a.C. nella sostanza, ma non nella forma, perché Ottaviano riuscì laddove i suoi predecessori, in particolare Silla e Cesare, avevano fallito, a centrare il potere salvando però le istituzioni repubblicane. In estrema sintesi, Ottaviano fu in grado di tenere in piedi il sistema repubblicano e di trasformarlo profondamente. A proposito di tale soluzione, non a caso, gli storici parlano di impero senza imperatore, di monarchia senza re, di restaurazione innovante e così via. Tutte definizioni paradossali. Può esistere infatti una monarchia senza re? That's all, folks.